Considero la vita una locanda dove devo fermarmi fino a quando non arriverà la diligenza dell'abisso. Non so dove essa mi porterà perché non so niente. Potrei considerare questa locanda una prigione perché qui sono costretto ad aspettare. Potrei considerarla un luogo di socialità perché qui mi ritrovo con altri. Eppure non sono né impaziente né uguale agli altri. Lascio coloro che si chiudono in camera e si distendono pigramente sul letto in attesa insonne. Lascio costoro ciò che essi sono. Lascio coloro che chiacchierano nei salotti da dove mi arrivano comodamente musiche e voci. Lascio costoro a ciò che essi fanno. Io mi siedo sulla soglia e immergo il mio sguardo e il mio udito nei colori e nei suoni del paesaggio. Sempre caro mi fu questo ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte riguardo e scrute, ma sedendo e mirando in determinati spazi della quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sogni all'eterno, e le morte stagioni, e la presente viva, e il suono di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragarmi dolce in questo mare. Oh.
Lord.